Buonasera a tutti e benvenuti a Dentro la Notizia. E la notizia di questa sera è la notizia delle notizie, la madre di tutte le notizie, è la notizia sulla quale parliamo con tutti nei bar, con la quale ci intratteniamo, che ci preoccupa di più, è sicuramente il tema del giorno. E lo facciamo con i due massimi esponenti sul tema. Quindi con Maurizio Di Giosia, che conoscete tutti, è il nuovo manager della ALS di Teramo, è capitato proprio nel momento giusto al posto giusto, e il nuovo direttore sanitario Maurizio Brucchi, ancora più conosciuto perché molti ricorderanno che è stato sindaco di Teramo. Buonasera. Naturalmente nel trattare questi argomenti, come sempre, abbiamo cercato da una parte di approfondire il tema e dall'altro di ascoltare la voce dei social, quindi una parte delle domande, diciamo che la seconda parte della trasmissione sarà dedicata alle domande che hanno voluto le persone che volevano intervenire, essendo questo, lo ripeto, una trasmissione che va fatta in differita, viene registrata in un altro momento e non va in diretta alle 9, chi ha voluto partecipare l'ha potuto fare mandandoci una domanda che noi puntualmente leggeremo col nome, col cognome. E naturalmente avendo verificato che la persona che ci ha invitato la domanda era una persona realmente esistente, una persona che se non conosciamo comunque ha una sua attività social. Tutti ogni giorno, oramai da più di un anno, oramai è un anno, proprio in questi giorni arrivava la notizia dei primi malati in Lombardia di questo virus che nessuno conosceva, che è ancora poco conosciuto ancora oggi, arrivava questo Covid, questo coronavirus. Da Wuhan, dalla Cina, c'era già in Italia a dicembre, sono tutte queste cose sulle quali i ricercatori indagheranno e prima o poi ci diranno la verità. In una piccola provincia come la nostra questo importa poco, ma sicuramente invece ogni giorno, sia che abbiamo dei figli, sia che non li abbiamo, noi tutti ci informiamo, vogliamo sapere quanti sono i contagi, quanti sono gli ammalati, se salgono, se scendono. E diciamo la verità, non è facile in questo momento, e quindi li ringrazio in modo particolare per due che sono del settore in questo argomento, essere dentro la notizia. Perché non è semplice? Perché ci devono mettere la faccia e a volte è facile rispondere, a volte è un po' più difficile, e comunque stare sul campo, impegnarsi, fare, lo dico sempre, ve lo ripeto sempre, fare è sempre molto più difficile che parlare. La prima domanda ovviamente è per il direttore sanitario. Alla luce, lasciamo perdere il passato, perché il passato potrebbero esserci stati degli errori, non conoscevamo il virus, il coronavirus era poco conosciuto, un momento di sbandamento forse al Mazzini c'è stato, ma noi oggi vogliamo superare questo argomento, vogliamo andare oltre e parlare di quello che sarà da oggi. Alla luce delle sue conoscenze, che sono il massimo, perché ovviamente lei è sul campo ogni giorno con la sua task force della provincia e con i suoi collaboratori, qual è il punto della situazione reale oggi del Covid a Teramo? Quando Buonasera, parliamo di Teramo, parliamo della provincia, perché lei è il grazie manager della della, provincia. dell'opportunità di essere qui oggi. Hai detto bene tu che oramai siamo a un anno, Teramo è stata la prima in Abruzzo ad essere colpita con un caso non autoctono, ma dei Lombardi che stavano a Roseto ed è accaduto da noi circa un anno fa, oramai fra qualche giorno farà un anno da quel dì. Oggi la situazione è da noi, nella nostra provincia, possiamo dire che è un po' più tranquilla rispetto alle altre province abruzzesi, rispetto al pescarese e al chietino. Certo che noi, anche noi abbiamo un trend del 4-5% di colpiti giornalmente da questo virus. La maggior parte riguardano la costa teramana, cioè da Martinsicuro a Silvi. Silvi è la più, in questo momento dobbiamo attenzionare un po' di più perché ci sono alcuni casi della variante inglese. Ecco. Noi come ASL ci siamo preparati un po' in ritardo nella prima fase, come ben dicevi,
Però ecco, pure nella prima fase siamo stati lesti a trovare un'alternativa con l'ospedale di Atri, facendolo diventare Covid, e questo è stato un passo importante per combattere il coronavirus, e soprattutto anche con l'RSA di Giulianova. Noi avevamo una struttura lì da adibire per l'Alzheimer, l'abbiamo riconvertita in Covid per coloro che avevano necessità di cure meno pressanti rispetto a quelli che erano ricoverati in ospedale. E ecco, Ecco, oggi. lei, direttore, ha detto Giulianova. Appena è entrato, poco fa, le hanno chiesto, c'è il Covid con variante inglese a Giulianova in modo particolare e a No, Teramo? a Teramo c'è un solo caso. Giulianova non mi risulta che ci siano casi, sono 5 a Silvi, uno a Tortoreto, ne erano 11 circa nel nostro territorio, uno Mociano, però Giulianova non mi risultano. Dai miei esperti che ogni giorno mi informano, da dottor Greco, dottor Pinto, che gestiscono Lucat lì a Casalena, ogni giorno ci ragguagliano su questa situazione, anche perché questi casi ci sono quelli accertati e quelli in corso di accertamento. Accertati ne sono circa 12, 11, 12, in corso di accertamento un 180, però dopo deve essere confermata dall'Istituto Superiore di Sanità se si tratta veramente di una variante inglese o meno. Però oggi, come dicevamo, la situazione è ben circoscritta di pochissimi casi, ecco, soprattutto il più colpito è Silvi. Però, come le dicevo prima, dobbiamo attenzionare la costa, perché nella costa abbiamo numeri importanti. La maggior parte dei casi positivi vengono tutti dalla costa, tra Giulianova, Roseto, Pineto, Martinsicuro, Albariatica, e quindi noi, ecco, stiamo Teramo un po' monitorando. preservata in questo Sì, era momento. molto preservata. Ieri abbiamo fatto un incontro, con il dottor Pinto, che, come dicevo, è responsabile del Lucat, perché soprattutto per le scuole vogliamo fare una campagna di tamponi per fare un po' il punto della situazione. Stiamo verificando di come poterla metterla in atto, e soprattutto dobbiamo farla con i tamponi molecolari, perché l'unico tampone che oggi consente di vedere se c'è una variante diversa è il tampone molecolare, perché con l'antigenico non riusciamo a verificare se trattasi da dove proviene l'origine del virus, ok? Il vaccino naturalmente è l'argomento principe di qualsiasi discorso, di qualsiasi bar, di qualsiasi famiglia, di qualsiasi gruppo e tutti parlano solo di quello. Ma prima di parlare dei vaccini, ancora qualche dato. Dottor Maurizio Brucchi è anche il responsabile della task force regionale, quindi la dottoressa Verì. Qual è la situazione reale in Abruzzo? Ma dunque, in questo momento l'Abruzzo, diciamo, segna un po' il passo da un punto di vista della percentuale tra le dosi di vaccino consegnate e quelle effettuate. La percentuale, non ho visto quella di oggi, quella di ieri, l'altro ieri, era intorno al 77%. Questo dipende da diversi fattori. Innanzitutto vorrei dire che la vaccinazione non sono i 100 metri ostacoli, ma è una maratona. Cioè, nel senso che non è la velocità, seppur importante, quella che, diciamo, che fa la differenza, perché per esempio è successo nella prima fase di vaccinazione che tante regioni hanno vaccinato a ritmi serratissimi, non hanno tenuto conto della seconda dose e non hanno messo da parte il 30%, così come indicato dalla struttura di Arcuri, e poi hanno avuto difficoltà a fare la seconda dose, cosa che sarebbe ovviamente una beffa per il cittadino che ha fatto la prima non poter fare la seconda. Invece l'Abruzzo è una di quelle regioni che da questo punto di vista ha garantito la seconda dose a tutti. Per quanto riguarda l'andamento della campagna vaccinale, diciamo, ci sono delle ASL che camminano un po' più velocemente, e tra queste era sicuramente la ASL di Teramo, che devo dire sta portando ritmi davvero importanti. Noi in questi giorni stiamo vaccinando gli ultraottantenni, abbiamo cominciato venerdì con diciamo, con un V-Day ad Ancarano, per capire anche un po' la differenza rispetto alle altre vaccinazioni, considerando che si tratta di persone comunque con una certa età. E in 2 settimane, termineremo con Teramo la prossima settimana, vaccineremo circa 12.000 persone, quindi a una media di 800 vaccini al giorno, che è una buona media.
L'Aquila e Pescara seguono a ruota, quella che segna un po' più il passo è Chieti, seppure è, diciamo, l'Alz che dovrebbe in qualche modo correre un po' di più, perché è quella che ha comunque più cittadini rispetto alle altre province. Proprio oggi c'è stata una conference call con il presidente della regione, che appunto ci ha invitato un po' ad accelerare. In questo momento noi abbiamo tre tipi di vaccini: abbiamo Pfizer e Moderna, che sono due vaccini che in qualche modo sono stati diciamo indicati dalla struttura di Arcuri per essere utilizzati nei sociosanitari, che abbiamo quasi terminato, e negli ultraottantenni, che stiamo vaccinando in questo momento. Abbiamo fatto tutto, abbiamo fatto l'RA, l'RSA, e poi c'è l'AstraZeneca, che invece è un vaccino dedicato alle persone fra 18 e 55 anni, e anche questo è un tema che andrebbe approfondito, riservato alla scuola, alle forze dell'ordine e alle carceri in questa prima fase. Quindi adesso, quando lo faremo? Allora, quando noi con le forze dell'ordine abbiamo già terminato, abbiamo vaccinato circa 600 forze dell'ordine sotto i 55 anni. Nei prossimi giorni, dopodomani, saremo al carcere di Castrogno, vaccineremo innanzitutto prima le forze dell'ordine e poi vaccineremo anche i carcerati, perché è previsto anche la vaccinazione per i detenuti. Stando in un, diciamo, in un corpo chiuso, è chiaro che bisogna preservarli, perché un contagio significherebbe... Poi lei ha incontrato anche l'associazione di disabili. Abbiamo incontrato e quindi poi saranno i disabili? Abbiamo incontrato l'associazione dei disabili insieme all'assessore Veli l'altro giorno, perché per volontà espressa dell'assessore, all'inizio della seconda fase, sulle categorie cosiddette fragili, i primi che verranno vaccinati saranno appunto i disabili. Vaccineremo tutti i disabili, e per chi non si può vaccinare, quindi disabili al di sotto dell'età prevista per il Pfizer, 16 anni, andremo a vaccinare il loro caregiver. Perché? Perché vaccinando il caregiver riduciamo in qualche modo le possibilità... Andrete anche a casa? Se necessario andremo anche a casa. Questo è previsto sia per i disabili che per gli ultraottantenni, tant'è che in questo primo giro stiamo vaccinando soltanto gli ultraottantenni che in qualche modo si possono raggiungere la sede vaccinale. Stiamo preparando delle squadre ad hoc, perché c'è necessità di una squadra ad hoc per andare a vaccinare invece gli ultraottantenni che non possono muoversi da casa, e così lo faremo anche con i disabili. Cioè la macchina messa in moto è una macchina che funziona. Sugli ultraottantenni abbiamo scelto un modello che è il modello territoriale, per cui noi abbiamo coinvolto tutti i sindaci del territorio, Teramo ha coinvolto tutti i sindaci del territorio comunale. E tutti hanno risposto bene. Tutti ovviamente hanno risposto alla grande, io ringrazio anche i sindaci, un'occasione per ringraziarli, perché si sono messi a disposizione. Noi gli abbiamo chiesto una struttura, gli abbiamo chiesto che la struttura abbia certe caratteristiche, e sono loro stessi che attraverso i loro servizi sociali, avendo di delegati anche da un punto di vista della privacy, perché anche quello è importante, a preparare le liste che poi saranno quelle, diciamo, che poi noi con la nostra equipa andiamo a vaccinare. Ieri abbiamo vaccinato nei comuni di Tortoreto, Alba Adriatica, siamo stati perfino in montagna, ieri abbiamo fatto Pietracamela, Fan Adriano e Nerito. Un'altra domanda gliela leggo, perché così non sbagliamo. Perché la gente, secondo me, non capisce bene, io ad esempio sono tra questi. Quando diciamo che abbiamo raggiunto la soglia di allarme nelle disponibilità di cura per le persone maggiormente affette, effettivamente abbiamo raggiunto questa soglia? C'è da preoccuparsi? La soglia di allarme nelle persone, noi non l'abbiamo ancora a Teramo, in questo momento siamo sotto la soglia. È vero che a Pescara però le strutture sono tutte piene? Le strutture a Pescara sono tutte piene e noi stiamo dando una mano a Pescara. Il direttore generale, devo dire, che ha dato disposizione in tal senso, abbiamo ricoverato 19 pazienti che vengono da Pescara. Pescara è in grossissime difficoltà. Quindi Teramo sta assistendo Pescara? Teramo assiste Pescara, perché è giusto che così fosse. Assolutamente. Noi quando... Vorrei sottolineare una differenza, ma non perché dobbiamo dire che siamo stati i primi della classe, non ci interessa. Però per nostra scelta, quando noi siamo stati sopra la soglia, perché ci siamo stati, la scelta è stata quella di riconvertire ospedali, come diceva prima il direttore, Atri
e Giulianova, abbiamo riconvertito le nostre strutture e le abbiamo trasformate in strutture Covid, garantendo però sempre la cura per le patologie neoplastiche. Pescara probabilmente, ma lo dico senza voler entrare a casa di altri, dovrebbe iniziare a fare così e lo farà perché sta trasformando Penne in ospedale Covid. È inevitabile, quando non ce la fai più con le tue strutture, le altre ti possono venire incontro. L'Aquila ha dato alcuni posti letto, noi abbiamo dato alcuni posti letto, Chieti non ha questa possibilità perché anche lei è in difficoltà. Noi in questo momento, grazie a Dio, siamo però Pescara in questo momento è in gran difficoltà. Allora, dottor Di Giosia, le leggo la prima domanda, che è di Daniele Di Battista, probabilmente lo conosce, notissimo commerciante della mano. Come intende lei, qui ovviamente il problema è al plurale, risolvere il problema delle malattie che non sono in secondo piano, con visite diagnostiche che vanno da 8, 9 fino a un anno? E questo è un problema. È ovvio che l'avvento del Covid ha generato un problema nelle liste d'attesa. E... come dicevi, va detta la verità, è inutile che ci nascondiamo dietro un muro di gomma. Anche perché i cittadini solitamente la sanno la verità. Noi stiamo cercando di tamponare al massimo, come ha detto prima il mio direttore sanitario. Noi abbiamo tre ospedali Covid oggi, che è Teramo, Atri e Giulianova. Per scelta abbiamo preservato due nosocomi, quello di Sant'Omero e quello, in parte quello di Teramo. In parte quello di Teramo perché? Perché il Covid può colpire, l'infarto può venire sia al malato di Covid che al malato di non Covid, quindi devi creare dei percorsi anche per queste tipologie di malattie. L'ictus può venire sia al malato di Covid che al malato di Covid, quindi noi abbiamo la necrologia, la cardiochirurgia, tutte le altre specializzazioni le abbiamo a Teramo, quindi anche all'interno di Teramo abbiamo dovuto creare dei percorsi Covid e non Covid. L'unico ospedale che, possiamo dire, abbiamo mantenuto non Covid è stato quello di Sant'Omero, che si è prestato anche a ricevere chirurghi dei presidi di Atri, di Giulianova, per consentire le operazioni. È ovvio che per quanto concerne tutta la parte arretrata della diagnostica e di tutte le altre attività... Quali sono i tempi, direttore? Ci stiamo lavorando, il dottor Brucchi con il dottor Michele tutta l'equipe stiamo analizzando proprio l'aspetto delle liste d'attesa, dove si verificano, dove abbiamo maggiormente criticità, e le stiamo mettendo in atto tutta una serie di iniziative per cercare di tamponarle e far sì che riusciamo a soddisfare le esigenze dei cittadini, che sono importanti, perché il cittadino bisogna dargli tutta l'assistenza necessaria. Noi ci stiamo lavorando tenendo conto anche di un altro fattore molto importante, che mentre tutte le altre ASL hanno delle strutture private che fanno da supporto alla propria sanità, Teramo ha solo strutture pubbliche. Noi non abbiamo il privato che ci possono dare una mano nell'abbattimento delle liste d'attesa, lo dobbiamo fare con il pubblico. Oggi la maggior parte degli ospedali pubblici sono Covid e nei limiti di queste possibilità metteremo in atto degli interventi atti a salvaguardare anche tutte le altre prestazioni che dobbiamo porre in essere anche in momenti di pandemia. Però so che ci stiamo lavorando, è un impegno che mi è prendo... È il principale impegno che faremo subito, da subito. Però ecco, bene o male, adesso cominceremo a recuperarle queste prestazioni. Abbiamo già fatto un'analisi di dove è la maggior criticità, cominciamo a mettere su delle task force per sopperire anche a questo. Ma se io le chiedo, è vero che per una visita cardiologica devo attendere un anno? Cioè, qui bisogna vedere pure come funzionano questi ragazzi che rispondono al CUP, perché abbiamo verificato che in alcuni casi sono criticità, ma tante volte dipende anche dall'assetto organizzativo, che non riusciamo, a far dialogare i quattro presidi. Però può essere.
Può essere. Però noi abbiamo quattro chirurgie, in ogni tre chirurgie, una di aria adesso e non sta funzionando perché sta facendo da supporto al Covid, ma Giulianova, Sandomero e Teramo stanno lavorando a pieno e il dottor Napoletano, che è il capo del dipartimento cardiologico, è ben a conoscenza di questa situazione e sta mettendo in atto, deve mettere in atto tutta una serie di iniziative per far sì che questi tempi vengano ulteriormente accorciati. Poi se posso su questo. Certamente. Il direttore adesso sicuramente gli è sfuggito, però il direttore ha messo in campo già per recuperare queste visite, attraverso delle prestazioni aggiuntive abbiamo recuperato già diverse visite nell'epoca Covid su tante specializzazioni e quindi già un primo passo è stato fatto. Sul discorso di un anno bisogna capire cosa si cerca, perché se oggi uno deve fare elettrocardiogramma non aspetta un anno, se oggi uno deve fare una prestazione urgente non aspetta un anno. Per alcuni tipi di prestazioni, ma ci stiamo mettendo mano a questa situazione, come diceva il direttore, è possibile, però andrebbe meglio definito che tipo di esame si cerca un anno. Ci sono degli esami per cui si aspetta troppo, siamo assolutamente d'accordo, ma come diceva il direttore ci stiamo mettendo mano. Adesso per esempio stiamo mettendo mano sulla lista di attese delle ecografie, perché abbiamo visto che ci sono tempi troppo lunghi e già nei prossimi giorni avremo qualche risposta. La professoressa, dottor Bucchi, la professoressa di Pietrantonio, Dorotea, impegnata in politica, le chiede: un operatore sanitario di mia conoscenza ha contratto il Covid variante inglese il 30/12/2020. Poi è stato asintomatico, negativizzato. Com'è possibile che oggi sia nuovamente positivo in così breve lasso di tempo? Allora, possibile è possibile, perché comunque esiste una percentuale di persone che si può riammalare. Se facciamo riferimento invece ad alcune situazioni che sono, che è possibile che accadano, relativamente a tamponi che vengono prima negativi e poi nell'arco di qualche settimana si positivizzano o viceversa, dipende da tutta una serie di percorsi e di metodiche che vengono utilizzate per fare la ricerca del virus. È un discorso molto complesso e anche difficile da comprendere, però è così, cioè nel senso che questo virus è un virus abbastanza anomalo rispetto agli altri virus, che bisogna ricercare tante componenti all'interno del virus, non basta una sola componente. Allora molte volte quando si vanno a ricercare solo alcuni componenti è possibile che quel tampone viene negativo, a differenza invece se si vanno a cercare tutte le componenti. Ora è chiaro che in questo caso mi sembra che di aver capito che prima era positivo, poi si è negativizzato e poi è tornato ad essere nuovamente positivo. Fa un nuovo tampone il 12/2 e oggi è di nuovo positivo. Però esiste una percentuale di persone che si possono riammalare, c'è anche un 5% di pazienti che seppur, di persone che seppure vaccinate alla seconda vaccinazione possono ammalarsi di Covid, perché per esempio lo Pfizer copre il 95%, quindi queste cose sono possibili, andrebbe verificato se effettivamente la prima volta quel tampone era effettivamente anche perché con quel risultato. Va pure evidenziato il fatto che pure se uno è vaccinato non esclude che possa trasmettere il Covid, infatti si consiglia appunto anche ai vaccinati di usare tutte le precauzioni portando la mascherina. E su questo le fa una domanda il bancario Banca di Teramo Roberto Centorame, che le chiede: ma l'ARS ha pensato di fare una campagna educativa per i giovani, che vedo particolarmente, la domanda è sbandati, ma insomma diciamo particolarmente disattenti? Ci siamo sgolati, ma c'è stata proprio una campagna nelle scuole. Se abbiamo fatto una campagna, ne abbiamo parlato, anche perché noi si fanno tuttora riunioni continue con la prefettura, che funge da fulcro in questa attività. Non le sembra, ma questa è un'osservazione che le faccio, che si tende molto magari a dare una notizia della repressione, arrivano i vigili in piazza, arrivano la polizia, e meno magari spiegare ai ragazzi quanto effettivamente sia pericolosa questa cosa. Non che non venga fatta. Cioè la ASL fa il suo ruolo, ma un ruolo importante a questo doveva assurgere anche le scuole. Perché quando noi abbiamo fatto gli incontri in prefettura, come le dicevo prima, eravamo presenti come ASL, era presente la prefettura, era presente la questura, tutte le forze dell'ordine, c'era anche il rappresentante scolastico provinciale. È ovvio che un'educazione civica, noi possiamo dirlo come ASL, usate le precauzioni, ma un'educazione civica va fatta sia nelle scuole, un'educazione anche nell'ambito delle famiglie.
perché è ovvio che se lasciamo al libero arbitrio i nostri figli e se nell'ambito della scuola non si fa capire ai ragazzi che nella scuola porta la mascherina, quando escono dopo non esiste più il virus, solo in classe esiste il virus esiste in classe, ma esiste pure quando si esce dalla scuola, dove ci sono, ho trasmesso anche delle foto che facevo dalla ASL, io ho di fronte una scuola elementare, di fronte alla ASL, ho trasmesso quelle foto anche. Però su questo, direttore, mi permetta una piccola osservazione, io credo che su questo lei come ASL, tutti, ma la ASL, tutti insieme, cioè, la ASL che cosa dovremmo, può dire? No, che, no, come no, fa? Quello che ti voglio dire, dovremmo andare nelle scuole. Però nelle scuole c'è sta pure l'insegnante che ha un ruolo. Lei dice però la presenza di un sanitario cerca di imporsi di più verso i ragazzi. Non lo so. Però è un suggerimento importante che hai fatto, però ne possiamo prendere veramente la atto. La professoressa Monica Mariani, liceo classico, le chiede: vorrei sapere con quali criteri e tempi verranno chiamati a vaccinarsi gli ultra ottantenni, visto che spesso non sono autonomi e chi deve accompagnarli potrebbe avere bisogno di saperlo con anticipo. Io ho iscritto mio padre, ma non ho avuto ancora nessuna notizia. Lei è di Teramo, dottoressa. Allora, la professoressa vaccinerà il suo papà il prossimo mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, perché a Teramo si vaccina mercoledì prossimo, non questo o l'altro. Partiremo da quelli che hanno maggiore età, quindi diciamo dagli ultracentenari, e andremo a scendere. È chiaro che questo è un criterio che noi stiamo utilizzando, ma che poi qualche volta trova difficile applicazione sul campo, perché poi quando tu ti trovi a chiamare c'hai difficoltà che magari uno non può venire un giorno o un altro. Però noi in quattro giorni, stamattina mi sono visto col sindaco, vaccineremo da mercoledì a domenica tutti i circa 3.000 anziani che si sono iscritti alla piattaforma per quanto riguarda Teramo. Numero destinato ad aumentare. Quanti sono? Allora sono 2.700 per la precisione, però stiamo verificando man mano che andiamo vaccinando che c'è un aumento del 10-15%, per cui arriveremo sicuramente a 3.000, ma io credo che questo numero aumenterà, per cui la professoressa stia tranquilla. Verrà contattata dai rappresentanti? Sicuramente i sindaci hanno dato una grossa mano su questo, nel prossimo fine settimana si vaccinerà. Ingegnere Piero De Dominicis, valvomano, anche lui già molto impegnato in politica da giovane, ma stiamo parlando, eravamo giovani, le chiede: è possibile prevenire le contraffazioni? La Regione Abruzzo ha pensato, come il Veneto, di indirizzarsi verso autonome acquisizioni di vaccini? Però no, questo non è possibile. Perché le indicazioni non è che è una corsa ad chi acquista prima il vaccino, neanche la Regione Veneto, pur se ha manifestato questo, fino adesso gli è stato impedito, anche perché vi è un filo conduttore nazionale sull'acquisizione dei vaccini, anzi europeo e dopo nazionale sull'acquisizione dei vaccini. Fino ad oggi non è data la possibilità di acquistare vaccini alle singole regioni, non c'è la possibilità proprio. Nell'ultima conferenza Stato-Regioni, alcune regioni a partire dalla... Ma erano diverse, pure il Piemonte volevano acquistare, non è solo il Veneto. Volevano, per esempio, rivolgersi al mercato russo con lo Sputnik, no? Che sembrerebbe essere un vaccino che va molto bene. Molto bene, sì. Però ovviamente, come diceva il direttore, è stato impedito. Mi risulta dalle notizie di oggi che il Veneto lo sta facendo lo stesso, nel senso che sta cercando di acquistare lo Sputnik, però ovviamente è un discorso... No, anche perché 30 milioni, cioè non uno, pare che ne voglia organizzare, ne voglia comprare 30 milioni. Ma io credo che questo, cioè se si continua così, che i vaccini arrivano col contagocce, io alla fine credo che ogni presidente di regione comincerà a guardarsi intorno. Allora, Daniele Di Giuseppe, quindi famiglia Di Giuseppe, notissima in città, abbiamo già risposto, la variante inglese non c'è, a Teramo non c'è. Un solo caso in una scuola è stata chiusa. C'è un caso. Invece, Federica Croce, che è invece una del settore, che è una farmacista, ci dice, leggermente piccantella ma ci sta tutta, quanti parenti bisognerà aspettare prima dei cardiopatici? E in questo c'è stata una presa durissima di posizione del direttore del presidente dei medici odontoiatri Filippo Anelli sulla somministrazione dei vaccini, chiamato vaccino gate.
Ci sono stati casi di parenti che a Teramo? Teramo nessun caso di parente, non ce ne sono stati e non ce ne saranno, noi stiamo rispettando rigorosamente le indicazioni del Ministero. È chiaro che se fra le indicazioni del Ministero in quella categoria c'è un parente che viene vaccinato, ma a Teramo questa cosa non è successa, è successa in qualche altra città, tant'è che la magistratura ha aperto un'inchiesta, però a Teramo siamo immuni da questa patologia. Benissimo. Allora, dice il professor Mariani, eccolo qui, che tra le persone ospitalizzate, anche tra trentenni e quarantenni, hanno creato una catena di gestione delle emergenze dal 118 al pronto soccorso. È vero? Non ho capito la domanda. È vero che a causa di tutti questi pazienti è andato in affanno, va in affanno il 110 e spesso il pronto soccorso? Mi sembra di capire che è sottinteso che non tutti fossero malati. La domanda è molto articolata, molto lunga, io l'ho sintetizzata. Il 100 soccorso, il 112, il pronto soccorso della mano, 118, è in affanno? Noi abbiamo lavorato sempre con... Certo, ci sono stati momenti impegnativi, però in passato? No, ma pure nella seconda fase, novembre, ottobre, sono stati momenti impegnativi, ma abbiamo sempre soddisfatto le esigenze di le attività sono state svolte con regolarità, certo un po' di ritardo, e questo grazie sia ai nostri rappresentanti del 118 e sia alle croci che hanno dato una grossa mano, la Croce Rossa, la Croce Bianca, l'ANFAS, tutti gli operatori si sono prodigati per aiutare nei trasporti i malati Covid. E posso dirti una cosa importante, che il pronto soccorso noi l'abbiamo gestito, cioè noi non abbiamo, abbiamo evitato le code delle ambulanze nei pronto soccorso, avevamo il fatto di aver riconvertito l'ospedale di Arri Giulianova ci ha consentito di soddisfare immediatamente l'esigenza di ricovero, quindi abbiamo evitato che sostassero ambulanze e che sostassero pazienti in pronto soccorso per lungo termine. Noi, anzi, ti dico una cosa ancora di più, che in ogni pronto soccorso noi abbiamo creato dei posti Covid, cioè abbiamo diviso il pronto soccorso da quelli puliti, dal pronto soccorso sporco, creando dei posti Covid dove si mettevano quelli dubbi e sospetti nelle more di poterli poi far transitare negli ospedali Covid. Ma è stata una cosa, Teramo non si è mai verificata a Teramo la coda di ambulanze e di coda di persone nel pronto soccorso, anche perché il pronto soccorso nel periodo Covid ha rallentato anche le attività rutinarie, perché tanta gente per paura non andava al pronto soccorso. Qui invece passiamo a uno sportivo, Tommaso Rinaldi, palestra. I medici di base questa volta collaboreranno? È vero che vogliono essere pagati 20 euro al vaccino? Allora, i medici di base è un discorso a sé, loro hanno tutta una struttura diversa. All'inizio c'è stato qualche attrito, però adesso stiamo intraprendendo un nuovo discorso, un nuovo tipo di assetto, un nuovo tipo di discorso con la medicina territoriale. E ti voglio dire che non è che loro hanno preso 20 euro, lì è intervenuto, no, c'è una norma nazionale che stabilisce che un accordo che hanno, il dottor Brucchi può essere più preciso di me, però sono 28 euro per i vaccini che devono essere effettuati a domicilio e 10 euro per i vaccini che faranno nei loro studi ambulatoriali, però tanti medici per quanto concerne gli studi ambulatoriali. Questo mi permette una domanda in più: secondo lei è giusto pagare ulteriormente un medico? Io non rispondo, sai perché non rispondo? Perché io vedo, vedo che i medici ospedalieri hanno dato l'anima sia nella fase dei tamponi, sia nella fase quando abbiamo fatto gli screening di massa. I miei medici ospedalieri erano lì a fare tamponi sul territorio dei vaccini. La prima fase, i medici ospedalieri sono stati importanti, grazie a loro abbiamo potuto vaccinare tutti i sanitari degli ospedali e tuttora stanno dando una mano anche per le altre attività che stiamo ponendo in essere. Dopo sono intervenuti anche i medici che ci hanno dato la protezione civile e adesso stiamo coinvolgendo. Quindi possiamo dire che i medici di base di Teramo si sono comportati. I medici di base di Teramo ai medici va fatto un monumento. Anche secondo il dottor Brucchi? Sì, devo dire che anche in queste ore, in questi giorni, anche stamattina, tanti medici di famiglia mi hanno chiamato dicendo che a prescindere da questo accordo,
che poi tra l'altro quello che dicevamo, che c'è una nuova, sì, assolutamente, c'era un nuovo vento, si sta questo accordo che adesso ogni regione lo sta declinando in maniera un po' diversa, perché ognuno sta facendo un po' per conto proprio, ma a parte questo tanti medici si stanno aderendo e ci stanno chiamando dicendo siamo disponibili diretto a venire a vaccinare. Ottimo, molto bene, questa mi sembra una bella notizia, sì. Alessandra D'Amico: con 500 positivi in Abruzzo, l'unica cosa che chiederei è un nuovo lockdown anti-Covid, come in Germania, a partire da mercoledì, va bene. La pandemia in Abruzzo è fuori controllo. Potremmo diventare il caso d'Italia? Comunque, il lockdown, sì o no? Allora, io sono per lockdown quando ce n'è necessità. In questo momento c'era necessità di lockdown a Pescara, ha fatto bene il governatore a fare zona rossa Pescara e Chieti. Teramo, in questo momento fare il lockdown non avrebbe oggettivamente senso, oggi, poi domattina magari vediamo, però bisogna pensare all'aspetto, io credo questo, bisogna pensare all'aspetto sanitario, importante, importantissimo. Però dall'altra parte ci sono tante altre aspetto attività economico. Di bisogna tenere conto. Ne parleremo nella quindi prossima puntata. Io dico, in questo lockdown, quando contemperate le varie esigenze, esattamente, lockdown in questo momento in Abruzzo tutta zona rossa, no, anche se probabilmente rischiamo di andarci perché in questo momento sia l'R su T che l'R su 0, che sono i due parametri che vengono utilizzati, stanno salendo, e quindi è possibile che siamo passati da giallo all'arancione, vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, adesso siamo arancione. Vediamo che sono nei prossimi giorni, però in assoluto io ritengo che fare il lockdown, come dire, limitato a territori dove c'è una situazione di emergenza sia più giusto. Però questo non è che possiamo dirlo noi, ci sono tanti scienziati, però, ci stanno lavorando, si sentono oggi. Il Comitato Tecnico Scientifico Abruzzese si riunisce questa sera. Questa sera? Ci sono a livello nazionale, viene sollecitato, però ecco. La situazione comincia a essere drammatica anche per tutti coloro che svolgono un'attività. Eppure Sandra Del Paggio invece ci dice che senza lockdown non se ne esce, mica puoi mettere le catene ai cretini. Vabbè, la parola è un po' forte, però il senso è: cosa consiglierebbe oggi lei alla nostra comunità di Teramo e naturalmente alla provincia per cercare di frenare questo fenomeno che effettivamente sta appunto creando anche dei grossi problemi sotto il punto di vista economico, turistico, ma anche sociale, perché poi i ragazzi non si vedono, non si incontrano. Quello è un vero problema. Noi quando, in merito a quest'ultima cosa che stai dicendo, siamo stati a Roma a fare la convenzione col Bambin Gesù, ci hanno i responsabili lì, c'era il dottor Vicari, che è uno dei luminari della psichiatria infantile a livello nazionale, ha sostenuto che tutta la maggior parte dei ricoveri oggi dei bambini riguardano i problemi psichiatrici, e questo è il vero dilemma, perché come dicevi tu, il fatto che non si socializza, il fatto che causa dei problemi a tutti, ecco. Invece, quando lei è stato nominato direttore, il Covid già c'era? Sì, sì. Perché, vabbè, ricordiamo come e perché lei si è trovato in una gestione commissariale, una situazione particolarmente difficile e anche dolorosa, perché a causa di situazioni anche che non vogliamo ricordare. Quando si alza la mattina, naturalmente immagino che la prima cosa che fai è andare a prendere il cellulare o il giornale per vedere qual è la situazione, cosa è successo, si pente di questo ruolo che lei ha fortemente voluto, perché lei nella ALS ci è cresciuto, possiamo dire, ha passato tanti ruoli, oppure oggi si sente orgoglioso di poter fare qualcosa per la sua comunità, e cosa sente di poter dire a questa comunità per rassicurarla? Io sono, se ho fatto la domanda di fare il direttore generale e ho fatto anche il facente funzione per 6 mesi, 8 mesi, in momenti ancora più cupi di oggi, quando non si sapeva che cosa fosse il virus, quando non si sapeva come veniva trasmesso, quando non si sapeva come curarlo, quando non si sapeva come gestirlo. Dopodiché,
man mano siamo entrati, come possiamo dire, ci cominciamo ad attrezzare per poterlo gestire al meglio. Io sono orgoglioso di fare il direttore generale di questa azienda, di un'azienda virtuosa, di un'azienda importante, di un'azienda con grandi professionalità, e di questo ne sono orgoglioso. E noi stiamo, il dottor Brucchi è arrivato da poco e lo sta verificando e vivendo pure lui. Io voglio creare una grossa famiglia nell'ambito della sanità teramana, perché solo in questo modo, facendo questa squadra, questo gruppo, riusciremo a far sì che man mano questo virus possa essere debellato, sia grazie alle vaccinazioni che noi ci stiamo prodigando al massimo, sia grazie, io non mi sono mai svolato, pure nel periodo estivo sono stato nominato il 7 di luglio, in un periodo in cui la gente si era dimenticato che esisteva il coronavirus. Io già, quando qualsiasi intervista o reazione in televisione, ho sempre raccomandato ai ragazzi, soprattutto perché erano quelli che socializzavano di più, erano quelli che rappresentavano anche il pericolo di più, perché loro socializzando poi quando tornavano a casa potevano essere uno strumento di contagio per i familiari, per gli anziani che stavano nelle case. Mi sono sempre sgolato di usare le precauzioni, di tenere il distanziamento, di usare la mascherina, di lavarsi le mani, di usare precauzione quando si andava nei locali. Non sempre detto, l'abbiamo sempre sostenuto. Purtroppo oggi, ancora oggi, gli elementi da suggerire alla popolazione sono questi: di vaccinarsi, perché il vaccino, come ben sai, non è un obbligo, però è un obbligo morale e di civiltà e di responsabilità da parte di tutti. Vacciniamo, noi ci dobbiamo vaccinare non solo per proteggere noi stessi, ma soprattutto per proteggere gli altri. E oggi, oltre al vaccino, l'altro vaccino importante è l'uso della mascherina, l'uso dei dispositivi che, come possiamo dire, danno protezione a noi stessi e proteggono gli altri da eventuali contagi. Il tempo è volato. Per chiudere, cosa si sente di promettere ai cittadini sull'impegno della ASL? La ASL, l'impegno che sul quale lavorerò è quello, sì, di combattere il coronavirus, ma come dicevi tu anche di cominciare a lavorare per dare una sanità migliore a tutto il territorio della nostra provincia, come possiamo dire, rassicurando che porremo in essere tutte le attività che sono necessarie per evitare che ci siano lunghe attese per curarsi. Ecco. Questi sono gli impegni che noi metteremo sul campo. Una importante sanità, una revisione completa dell'organizzazione sanitaria della provincia di Teramo, a cominciare dal territorio, perché con il lockdown, con il coronavirus abbiamo capito che dove bisogna maggiormente agire è il territorio, sulla presa in carico del paziente, sulla cura del paziente cronico. È lì che bisogna evitare. Dopodiché, quindi, rivedendo completamente l'organizzazione territoriale, quella ospedaliera e quella dell'assistenza agli anziani. Questo è il lavoro che metteremo in campo, e soprattutto quello di dare una sanità veloce, una sanità rapida, una sanità che stia più vicina alle esigenze del cittadino. Io non nascondo che conosco il dottor Brucchi da tantissimi anni, essendo stato appassionato di tennis. Lui è stato, innanzitutto è un medico, ma è stato assessore a Teramo, poi è stato tanto tempo sindaco. Oggi si trova a vivere una situazione, credo difficile, adesso non so, perché direttore sanitario in questo momento io sinceramente non vorrei essere nella sua giacca. Quanto è diverso essere sindaco di una città e fare il direttore sanitario? E fare il direttore sanitario in questo momento, e anche lei, per chiudere, quanto si sente di poter rassicurare la nostra comunità? Ma io innanzitutto ringrazio il dottor Di Giosia che, diciamo, mi ha voluto nella sua squadra. Per me è un onore, e seppure un grande onere, ma sono certo di affrontarlo col grande lavoro e la grande determinazione. Quello che io ho potuto notare è che il dottor Di Giosia è stato in grado, in questi pochi mesi che stiamo insieme, di creare una squadra unita, una squadra che magari esce tutta, va via dall'azienda alle 7. Quando una squadra di qualità? Una squadra di qualità e di quantità. Di qualità e di quantità, perché poi la senza pressioni.
Assolutamente, assolutamente. Di qualità e di quantità, perché per qualche volta la quantità, come dire, può andare a, come dire, a mettere una pezza dove non ci possa essere qualità, ma adesso sulla qualità non sono io che lo devo dire. Quanto è diverso? Io mi trovo benissimo adesso a interpretare questo ruolo, è un ruolo completamente diverso. Quindi può ringraziare la politica che, diciamo così, l'ha consentito oggi di essere in questo ruolo? Io ringrazio il dottor Di Giosia, poi la politica... No, intendevo dire, era una battuta, la politica che diciamo ha anticipato... Vai, sicuramente, insomma, io sono soddisfatto, io sono mio papà, che oggi non c'è più, mia mamma, sono due persone semplici, umili, mio padre era caporeparto, mia madre casalinga, tutto quello che ho fatto nella mia vita l'ho fatto col lavoro, le mie forze, e credo che di essere orgoglioso di quello che... Sono stato. Sì, ma quanto è diverso decidere per una comunità, diciamo, sana e decidere per una comunità che ha proprio bisogno di lei, perché è una comunità fragile? È più difficile decidere da direttore sanitario, soprattutto in questo momento, ovviamente, perché poi le scelte, come dicevi giustamente tu, vanno ad incidere su quello che è il bene principale, che è la salute, no? Senza la salute non c'è più niente. Il sindaco è diverso. Però io direi in questo momento, credo alla politica di aver dato tanto, di aver ricevuto altrettanto. In questo momento ho questa grande opportunità, ripeto, che il dottor Di Giosia mi ha voluto dare, e la sto vivendo davvero a tempo pieno. Noi ci sentiamo la sera fino a tardi, la mattina le prime telefonate sono fra di noi per cercare di capire cosa fare durante la giornata, e a qualche volta anche a notte fonda, se è necessario. L'impegno è gravoso, però insomma io mi sento di dire ai teramani che c'è una squadra che lavora per loro notte e giorno. Come hai detto tu prima, chi non fa niente sicuramente non sbaglia, chi qualcosa fa, qualche errore lo può commettere. Mi consenta, lei è anche genitore. Hai un ragazzo, che cosa si sentirebbe dire? Perché i ragazzi rifiutano così fortemente questi obblighi che sembrerebbero naturali? Guarda, io ho due figli, sì. Una femmina che ha 22 anni, che è lì già al suo dovere e che, come dire, porta la mascherina e rispetta quelle regole basilari di questo Covid. C'ho mio figlio Filippo, che invece ce ne ha 13 e 14 e che vive la realtà in modo diverso. Sembra quasi che loro il virus non gli riguarda, è una cosa che non gli tocca, e seppure dovesse toccare non è un problema. Quindi ai ragazzi io dico che, come diceva prima il direttore Di Giosia, bisogna anche continuare a vivere, a socializzare, però lo si può fare anche con una mascherina, lo si può fare anche attraverso un distanziamento. Ci dobbiamo mettere in mente che il nostro modo di vita è cambiato e cambierà per i prossimi anni. Dobbiamo conviverci ancora con questa malattia, non è che questa malattia... Per quanto tempo dovremmo vivere? Finché non si raggiungerà... L'immunità di gregge a Teramo, quando arriverà, secondo il direttore? Io mi auguro che... Se tutto va bene, entro l'anno ci dovremo arrivare, ecco, tra chi è stato positivo, chi verrà vaccinato, eccetera, dovremo arrivarci, anche perché, ecco, pure sto vaccino, da adesso chi si è vaccinato si dovrà rivaccinare fra un certo periodo, bisogna vedere tutte queste situazioni che sono in campo e che neanche... Il prossimo martedì avremo qui degli operatori turistici della ristorazione. Lavoreranno quest'estate, secondo il direttore sanitario? Io penso che potranno lavorare, ma pure, cioè, io sono dell'avviso che se si è responsabili, e lo dico con tutta franchezza, come si può andare a pranzo il giorno, si può andare a cena anche la sera, nel rispetto delle regole, usando i distanziamenti, usando le precauzioni necessarie. Perché non vedo perché il virus si trasmette solo di giorno e non si trasmette di notte, cioè, capito che ti voglio dire? Si può andare a pranzo, perché non a cena? Cioè, sono tutte situazioni che vanno controllate, ma ci vuole la responsabilità, il senso di responsabilità dei cittadini. Cioè, dopo, non è che i ristoranti chiudono perché la ASL che li fa chiudere o sono altre realtà, i ristoranti chiudono perché non c'è la responsabilità di noi tutti nel comportamento che teniamo giornalmente. Dottor Brucchi, senza palla di vetro, abbiamo un po' sforato, quando finirà questa brutta avventura? Dire quando finirà è impossibile. Io posso dire che noi raggiungeremo l'immunità di gregge, come dice il direttore, entro la fine dell'anno, secondo me anche un po' prima, e che torneremo ad una pseudo normalità già entro la fine dell'anno. Dobbiamo pensare che è cambiato un modo di vivere la quotidianità, e questo ci resterà anche per gli anni futuri. Una cosa importante, visto l'uso della mascherina, combatti il coronavirus, ma quando ha combattuto l'influenza,
l'influenza è scesa del 30-40%. Cioè, la gente oggi comincia a portare la mascherina proprio per, io vedo tante persone la porto proprio per salvaguardarsi dall'influenza. Abbiamo leggermente sforato, ma credo che ne sia valsa la pena. Nonostante la partita, avrete la possibilità di rivedere questa trasmissione in tutte le quattro repliche settimanali. Martedì prossimo saremo nuovamente qui per affrontare un altro tema molto importante, quello della crisi economica nella nostra provincia. Avremo degli imprenditori, avremo degli esponenti della ristorazione e del turismo, perché non dobbiamo dimenticare che la nostra è una regione che vive sul turismo. Per questo l'ultima domanda: se si farà una stagione turistica è una cosa, se non si dovesse fare, io credo che per la nostra provincia potrebbe essere effettivamente, cominciare a diventare effettivamente un po' rischioso. Ringrazio tutti coloro che ci hanno ascoltato, ripeto, questa trasmissione è stata registrata, quindi non è stato possibile ascoltare le vostre domande, perché però delle domande del pubblico ci sono state ugualmente. Continuate a seguirci, grazie ai nostri ospiti, grazie soprattutto per quello che fanno. Buonasera a tutti.